Ci siamo con l'ultima partita di questo secondo giorno a Bell'Italia Village, primo torneo di questo di Lignano, terza tappa del trofeo del torneo 9 più cap. E che Italia, la bella Italia, e che Italia. Tu senti tutto Mi senti giusto Io ti sento Ma tu mi hai mutato sì. Io ti ho mutato Esattamente Che schifo Una volta <ride> che posso iniziare Mi hai mutato Che schifo Che schifo veramente. Che schifo Ricky lo sai che questo È il tuo ultimo giorno Questo torneo <ride> e, e in generale <ride> Come telecronista Di Italoop Potrei anche ritornare Guarda Vedi che alleggia Già la presenza Di Gianluca Sopra di te eh? Non so se hai visto Però la tripla del numero 24 Che subito Parte forte con Reggio ah, Vabbè C'è anche una partita ah, Guarda Hai visto il contropiede adesso di Firenze vedi che non sei attento non sono attento, non sono attento. Oh. Gianluca vieni qua che te sei professionale non come questo no. zuzzurellone. <ride> zuzzurellone buona partita a <ride> tutti vengo io, vengo io, Alessandro. altra tripla per il numero 24 i Reggio beh siamo partiti forte comunque eh, se non la allora allora ci siamo ci siamo con Ranieri palla per il uh, numero 37 da qua vediamo pochissimo i numeri adesso ci ripeliamo anche con la partita 5 a 2 Samuel qualcosa da dire in questo inizio scoppiettante oh, scoppiettante scoppiettante questo inizio per uh, Sam, che avete potuto quasi vedere. Nell'altro palazzetto a girare la telecamera, se vi faceva venire il mal di mare, era lui. Non ti hanno visto, ma sanno che può venirti il mal di mare. Eccoci, andiamo a perdere. No, come andiamo a perdere? Tra l'altro, Massimo Ranieri. Che probabilmente, <ride> comunque, Basso mi dice che sono bravissimo. Bravissima. Bravissima. Bravissimo. E che? E chiedete anche opinione sulla seconda voce. Esatto, perché c'è Gianluca qui con me fa fare la seconda voce. Qua Ranieri invece va su con due punti semplici. Elude Elagi. Elude Elagi, in che non è poco visto le lunghe leve. <ride> Elagi, le lunghe sì. le leve. <ride> Abbiamo due Elagi tra l'altro in questa partita. Uno è Maudo che qua stoppa. Nice. Il primo highlight di questa wow, partita, che subito Che ragazzi, questa proprio da highlights vero. Ehm, chiaramente Ah no. <ride> no. Qua è Maudo! <ride> no, 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 no. Ricco, no, per favore, attenzione alle parole, eh? No, non, non è una no, blasfemia, Non è una blasfemia è soltanto ah, soprannome. È Maudo! Maudo! Anche. È Maudo, è Maudo. Non <ride> so perché sia andato su Facebook il mio telefono. Invece, guardiamo comunque questa partita che sembra essere ben frizzante. Con la tripla dividenza, non va allora, ripartenza di Bacchelli. Steback da tre punti. Tira su la parabola, nulla da fare. <ride> allora, parte dall'altra parte. Appunto. Il numero 36, poi c'è il 64 che è Cereda per il pallone. Ma viene toccato da un giocatore di Reggio, scorre tempo. Arrivano. Scorre tempo, non vi preoccupate, Lusetti. Tra l'altro penso sia un parente del numero 31 di Reggio, facci sapere, ovviamente che. Grado di parentela, insomma, <ride> giusto per interagire un po' in chat, visto che potete farlo sulla nostra chat della live. Sì, interagiteci, interagite con noi, mandateci messaggi, eh, mi raccomando, noi siamo qui a leggerli e accompagnarvi in questo cammino di partita con Reggio Controfidenza Sulianovic che è partito on fire qua spara anche da tre punti nulla da fare per lui sono già sette i suoi punti se non sbagliamo se non nove e quindi tutti per lui esatto sono tutti per lui i nove punti di Reggio è su Vich che ha partito in Campana, direi. Uh, veramente un buon giocatore, sia andando verso canestro, sia creandosi il tiro, sia anche uh, quando riceve palla e lascia, scaglia il tiro. Ma adesso ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco. Super spot. L'Italia è il paese più bello del mondo? Probabilmente sì, ma sicuramente è il paese più nove che c'è. Perché Novi è il cioccolato che gli italiani amano, la poesia italiana del cioccolato. Il trionfo delle nocciole italiane del nocciolato, l'eleganza dell'extra fondente e anche chi non è italiano impara presto ad amarlo. Svizzo? No! Novi. Novi, il grande cioccolato italiano. Torniamo in campo con Fidenza che ha voluto mettere, sistemare alcune questioni tecniche in questo, di questo inizio. Sì, probabilmente qualcosa, anzi, sicuramente qualcosa che non è piaciuto all'allenatore. Eh, adesso riparte anche, magari gestire un po' la difesa su Suljanovic perché, qua, è eh, l'unico. Sì, Suljanovic, una bocca da fuoco, veramente un attacco giocatore alto, completo. Tra l'altro stavamo dicendo prima la sfida tra i due Elagi, uno è Maodol, il numero 51 di Fidenza, l'altro il numero 21 di Reggio che eh, sfideranno a colpi ad un'altitudine davvero esagerata che da qua non possiamo neanche immaginare. E infatti qua viene commesso fallo da uno dei due, da proprio Maodo, il giocatore di Fidenza. E quindi si andrà dall'altra parte. Eh sì, c'è stato proprio uno scontro tra i due. Tra l'altro Simo ci fa notare che si muovono proprio nello stesso modo, hanno anche lo stesso cognome. Quindi vediamo un po' la sfida tra i due. Ora il numero 64 Cereda passa la palla a Pezzani. Pensa al passaggio con Maudò. Niente da fare, c'ereda. Si crea lo spazio. Sbaglia. Maudo prende il rimbalzo. Va su. Ma viene praticamente tenuto il più che poteva. Dal numero 19 Bonaretti, eh sì, eh, una forza nell'andare verso il ferro prorompente eh, comunque da parte di Elagi, Maudo vediamo se mette libero. Sì, mano educata, direi, eh, perché prima lo mette e comunque una buona meccanica di tiro Verde, Ricky? Sì, buona meccanica. Secondo me mette un po' troppo la mano davanti, quella sinistra, appunto da Eh sì, la sinistra gli rimane un po' così, ma adesso vediamo Sulianovic. Eh, Suljanovic. Filaggi Recupera un imbalzo sotto per Sulianovic che subisce il fallo andando a tirare, quindi saranno due tiri libere per lui. Subisce il fallo di Cortese, che ti segnalo essere un altro giocatore frizzante in questa Fulgor. Può accendersi quando meno te lo aspetti, può portare tantissimi punti alla squadra. Quindi anche, questo, anche lui da controllare, insomma. Sì, terremo i radar ben puntati, grazie Ricchi. Suljanovic con solo 1 su 2 dalla lunetta e allora può ripartire Fidenza, sempre con eh, Cereda, buon pressing eh, qua della squadra in maglia rossa, cerca di inventarsi qualcosa, il numero 37 ci prova, nulla da fare ma c'è il rimbalzo sul suo stesso tiro, allora qua troviamo altri due punti per lui. Eh, peccato per, per Arleggiana perché Bacchelli ha detto uno contro uno sull'esterno molto bene, uh, adesso ha la palla in mano, vediamo cosa costruisce. Qua si cerca Elagi sotto canestro, si svita un fadeaway che non va, allora si può ripartire con Maudo che proprio corre dall'altra parte, Cereda non lo serve e allora si passa ancora dal numero 37 che spara da 3, nulla da fare per Pezzani. Bacchelli qua va in contropiede. Sfidato da Cortese. C'è anche la stoppata di Cortese. Sì, Palla lo anche recuperata. E recupera anche il pallone. Io non sono d'accordo sul recupero perché se c'è la stoppata credo ci sia stato anche il tocco del giocatore di Fidenza. Ma, qua eh, ma probabilmente, 3... scusa Riccardo se ti interrompo, Bacchelli l'ha toccata per ultimo perché è stato proprio stoppato e poi era ributtato addosso okay, ha non avevo notato questo piccolo particolare qua invece la difesa di Reggio e non c'è ma c'è Elagi qui arriva <ride> un'altra stoppata di Elasi, mentre Suljanovic ehm, infila questo canestro veramente mattatore della serata con 12 punti in neanche in neanche in 5 minuti giocati praticamente. Eh sì, sono tutti i suoi punti di Reggio. Qua ha bisogno Reggio di trovare anche altri interpreti. Uno di questi può essere proprio Iraci qua con la palla in mano che sfida Maudo. Un po' di problemi nel controllo del pallone. Bel passaggio per Sullianovic che qua si lamenta. Ma invece nulla di fatto ed è rimessa per Fidenza che qua inizia anche a fare qualche cambio. Esce Cortese, esce anche Cereda. Qua vediamo il numero. I numeri di fidenza, onestamente. Cioè bella la maglia, eh, ma i numeri di fidenza non si vedono. Si vede invece questa tripla il salto del numero 30, che mantiene il possesso. E allora si può giocare con una rimessa dal fondo. Il coach direi già qualcosa da dire con l'arbitro, allora vediamo cosa succede. L'arbitro annuisce pronto con il tecnico in canna. Primo richiamo per il coach di. Per il coach di Reggio, qua possiamo continuare con l'azione, si cerca Maudot sotto canestro, si svita, c'è la stoppata però dell'altro Elagi di Reggio. Che adesso va a fronte canestro, ancora la sfida tra i due, altro fallo per Maudot. Suljanovic cerca un giocatore di Reggio, lo trova dall'angolo, Erball solo per loro. E allora può ripartire Fidenza in contropiede. La difesa, si schiera, la difesa di Reggio si schiera in modo perfetto. E allora devono ripartire dal numero 38 che scaglia la palla quasi fuori. Ora Reggio può partire in contropiede, tripla, D, elagi, pulizia. Comunque in questo tiro abbastanza meccanico, nulla di fatto. Sì, comunque è stato coraggioso nel prendere il tiro. Vuol dire che ce l'ha nelle sue corde, vuol dire che l'ha provata in allenamento e chissà che poi un giorno non diventi il suo cavallo di battaglia. Adesso abbiamo visto sbagliarlo, però sono giocatori giovani che possono sicuramente migliorare. Possono migliorare, può essere uno dei, degli aspetti del gioco su cui... ripartenza qua di Ranieri dall'altra parte sono due facili per lui e allora Fidenza si ritrova a 9 punti contro i 12 di Reggio, 12 segnati soltanto da Suljanovic come abbiamo già detto quindi non si riescono a trovare nuovi interpreti per la squadra in maglia rossa qua e là ci rischia di perdere il pallone, ancora Suljanovic a fare un po' di pulizia in campo nulla di fatto qua si contendono il pallone Modo è il numero 37, Pezzani. Alla fine la palla è, la rimessa è di Reggio. Sulianovic qua alla rimessa. Trova ancora il numero 22 Mainini. Si va nuovamente da Sulianovic. E spara da tre punti, col fallo. Suljanovic che giocatore sta tenendo in piedi in pratica tutta Reggio um, autore di 15 punti 15 punti esattamente il, uh, il libero aggiuntivo vediamo non segna il sedicesimo e allora si può partire Fidenza di nuovo con uh, il numero 37 Pezzani che subisce fallo da Mainini, allora questo è il quarto fallo, non andrà in lunetta, ci sarà soltanto rimessa laterale. Sì, e da adesso in poi in questo quarto le squadre andranno direttamente ai tiri liberi qualora ci fosse un fallo, anche esatto. è semplice. Mancano infatti due minuti eh, e 26 al termine di questo primo periodo, di Cola si trova un po' Eh, a rischio Ranieri, allo scadere c'è cioè la stoppata del 28 e anche l'infrazione del 24. Sì, qui bravo Mocare ad essere verticale, a non eh, commettere fallo. Eh, chiaramente il giocatore eh, di Fidenza si era messo in un ginepraio dal quale non poteva uscire. Eh, e ripartiamo. Qua invece è troppo frettoloso il passaggio del 31 per l'Asia, allora Fidenza può ripartire dall'altra parte, finta e step back col tiro da tre punti, solo primo ferro c'è Ranieri che lotta sotto canestro e subisce anche il fallo, andrà quindi lunetta con due tiri liberi. Eh sì, il bonus è stato raggiunto e... e qui i giocatori di Fidenza ne approfittano. Ricordiamo comunque alla chat che può interagire con noi, vedo un beh, ma allora il tempo, il tempo comunque eh, lo gestiamo noi, quindi ogni tanto ci sta che durante i commenti ce lo perdiamo un attimo di vista, non è un problema. Alla fine siamo sempre noi ad aggiornare anche a livello vocale il punteggio e il minutaggio. Quindi non vi preoccupate, seguite e godetevi la partita, che è sicuramente è molto meglio rispetto al punteggio. Qua invece Mainini tira, non va il suo punto tiro. E Moccare che va su, cerca di schiacciare. Non ce la fa. C'è il rimbalzo allora di, del numero 19 che sistema tutto. Ora, vediamo sotto canestro il numero 64 di Fidenza che si fa spazio e va a segnare un canestrino importante per Fidenza che riaccorcia le distanze. Sì, bel canestro di Cereda che si appoggia con un gancio sul canestro, eh, veramente pregevole caratura di questo giocatore. Palla fuori in questo passaggio, ma Cortese si è fatto male, ci chiedono, no, Cortese non si è fatto male lì in panchina, se non sbaglio, con la felpa, perché probabilmente fa un po' freschino in questo palazzetto, quindi ci può stare la, la felpa indossata a Cortese, dovrebbe poter tornare in campo, poi vi aggiorniamo ovviamente con le immagini, tanto Timothy va dentro, viene cercato ancora, ma... C'è l'intercetto di Reggio che può partire dall'altra parte, e qua rischia anche di perdere il pallone. sì, questo è un passaggio avventato da parte, parte del giocatore di Reggio. Infatti, cambio eh, quasi destinato a perdersi su fondo. Fortunatamente è stato toccato dal giocatore di Fidenza, moccare, Vediamo, non va, e allora. I punti rimangono 17 quelli di Reggio qua. Vediamo ancora Cereda che gestisce il pallone. Non sa cosa farne però e allora penetrazione solitaria per lui, scarico per il 37 che va su. Niente da fare anche in questo caso, partita un po' un momento un po' di confusione nella partita. Ranieri qua va avanti per Timote che scarica per Cereda, scontro sotto canestro Timote qua sbaglia fallo di un giocatore di Reggio che era per terra e non ci poteva fare nulla saranno due tiri liberi per lui il primo tiro libero sbagliato per um, Timothy di Cola Secondo, ancora fuori, allora parte in contropiede Reggio. Che però qua viene interrotta ancora, interruzione da una parte e dall'altra. Ultimi 5 secondi: 3, 2, 1. Bam! E allora c'è la conclusione del primo periodo. E anche noi ci prendiamo una piccola pausa. Spot 9 e torniamo col secondo. Italia è il paese più bello del mondo? Probabilmente sì, ma sicuramente è il paese più novi che c'è, perché Novi è il cioccolato che gli italiani amano, la poesia italiana del cioccolato. Il trionfo delle nocciole italiane del nocciolato, l'eleganza dell'extra fondente. E anche chi non è italiano impara presto ad amarlo. Svizzo? No, Novi! Novi, il grande cioccolato italiano. Ritornano in campo le due squadre, Giallo ti volevo chiedere chi è secondo te il migliore da entrambe le squadre. Beh, sicuramente Suljanovic, eh, eh, ha fatto una partita di gran livello. 15 punti per lui tra l'altro sui 17 di Reggio. Eh sì, sono tanti, sono tanti. Bisogna vedere quanto il supporting cast riesca appunto, ad aiutarlo in questa in questa partita perché comunque Fidenza non è una squadra da sottovalutare assolutamente Fidenza non è da sottovalutare allora vediamo qua eh, tra l'altro, ritornando alla domanda secondo me per Fidenza un Cereda anche se so con solo 4 punti è stato uno dei migliori in campo il numero 64, punto in maglia blu qua, spara il numero 18 c'è Suljanovic giusto? Ancora? Suljanovic, sì prende il rimbalzo, bel rimbalzo Bel rimbalzo e va su a segnare altri due punti per il suo tabellino infinito. Oramai eh, solo lui praticamente a segno tranne un canestro. Qua un po' il controllo difettoso da parte del 37 Pezzani, che subisce anche il fallo del numero 22. Mainini, e subito cambiato tra l'altro. Vediamo Timothy cosa si inventa in questa azione. Vuole fare tutto da solo, ha una partenza bruciante, non va a concludere a meglio il ferro. Qua abbiamo Elashi che porta anche su palla. Oramai sembra poter fare quasi tutto. Qui Lusetti va dentro, subisce il fallo e andrà in lunetta con due tiri liberi. Peccato perché era andato a forte canestro, poggiando con un sottomano in terzo tempo. Non è riuscito a centrarlo, ma avrà a disposizione due tiri liberi. A proposito di Ranieri che ci chiedevano se si fosse infortunato, sta riscaldando un attimino magari le caviglie, forse anche la temperatura non. Aiuta ecco, i giocatori a entrare in ritmo e entrare già caldi in partita. Quindi potrebbe essersi magari storto un attimo la caviglia. Ma sembra nulla di grave. Invece non si è storto la caviglia Leagi che prende il rimbalzo in attacco e sigla due punti. Veramente leve lunghissime per lui. Leve lunghissime, qua anche per il numero 37 Pezzani che segna due punti importanti per um, Fidenza qua Elagi ancora a controllare il suo corpo e a metterne altri due è bravissimo Elagi que è bravissimo questo losing effort di Bacchetti entra verso, va verso il canestro numero 38 De Simone conquista però due tiri liberi È il secondo fallo, forse, di Elagi, quindi eh, una pedina importante in questa squadra e servirà sicuramente nel finale. Magari se sarà punto a punto rientra anche l'altro Elagi Maudò che fa sembrare un anetto Ranieri, <ride> che non è, non è basso, ve lo assicuro. <ride> Eh sì, eh, sono veramente molto alti. Infatti adesso va a prendere il rimbalzo sì. Maudo, e segna altri due punti per Fidenza. Sì, l'ha voluto fortemente questo rimbalzo in attacco. Eh, e Lagi della Reggiana non ha fatto un buon lavoro di taglia fuori. Ma adesso lo vediamo dalla parte opposta che conquista il fallo a spalla canestro. Eh, proprio contro l'altro Elagi proprio insomma. contro l'altro esatto ti racconto un piccolo aneddoto di Elagi che l'abbiamo visto a Roseto ha fatto una partita praticamente dominante infatti è stato l'MVP della, scorso, della scorsa tappa della tappa di Roseto c'è stata una partita che non vengono contate le stoppate ma secondo me ne ha messe almeno 10 di stoppate, quindi con la tripla doppia di stoppate io vado avanti con questo mio... Anche se le statistiche non mi aiutano, c'è stata soltanto una doppia doppia per lui. È eh, ricchi, vediamo se riuscirà a mantenere il suo livello di prestazioni eh, anche in questa partita. Eh, adesso, chiaramente, il livello eh, qui è molto alto, non so se riuscirà a fare 10 stoppate. Eh, non mi sorprenderei. Le facesse <ride> esatto, non, non, non ci sarebbe da sorprenderci, e questo è già un segnale di. Eh... Insomma di quanto il giocatore sia importante in questa squadra e quanto il giocatore sia forte anche in generale. Diamo ora sempre il solito Bacchelli che porta su palla. Ha rischiato anche di perderla per la buona difesa di De Simone. Zona per Fidenza che qua... Schiera una 2-3, sì, una zona 2-3. Elagi spara, un po' forse forzato, riconquista il pallone. Nulla da fare, c'è sempre sugliano. ancora Elagi che va su a fare il tapping, vincente, Ranieri dall'altra parte. Un po' di colpi subiti, e allora si riparte da Cereda, pick and roll con Elagi. Spara, Cereda da tre punti. Nulla da fare c'è il rimbalzo di Lusetti che va dall'altra parte per il contropiede di Reggio e allora c'è il time out ancora del coach di Fidenza che vuole sicuramente dare... sì, vuole fermare questo strappo eh, Fornagere è stato bravissimo qui a concludere il contropiede eh, in sottomano ma noi adesso ci prendiamo una pausa con il nostro sponsor Novi Più L'Italia è il paese più bello del mondo? Probabilmente sì, ma sicuramente è il paese più Novi che c'è, perché Novi è il cioccolato che gli italiani amano, la poesia italiana del cioccolato. Il trionfo delle nocciole italiane del nocciolato, l'eleganza dell'extra fondente. E anche chi non è italiano impara presto ad amarlo. Svizzero? No, Novi! Novi, il grande cioccolato italiano. Ripartono le squadre con 7-13 da giocare in questo secondo periodo. Qua forse c'è qualche problema con il tabellone, ma adesso vediamo che i problemi per Fidenza sembrano quasi essere risolti con questa bellissima azione. Ancora il numero 29 in contropiede, sempre per Suljanovic. Uh, passa la palla a Bacchelli. Ancora Luiz. Lusetti scusate che segna un altro canestro, che canestro di Lusetti eh, buttandosi indietro al centro dell'area è difficilissimo davvero eh, riuscire a mantenere la coordinazione però è stato bravissimo veramente Ranieri qua vuole cercare Maudò sotto canestro va su e prende anche il fallo andrà in lunetta con il tiro libero aggiuntivo eh sì, qui è una lotta tra titani. Eh, adesso era Omocare il, il suo diretto avversario. Eh, comunque l'Aci sta dimostrando eh, quanto vale e cosa significa per la squadra Di Fidenza. Dentro anche il tiro libero aggiuntivo, mancano ancora 6 minuti e 20 al termine di questo secondo periodo. Ehm... Vediamo la squadra di Reggio con Omocare che passa la palla ma non si intende con Lusetti e con il numero 31. Eh sì, una brutta palla persa questa perché comunque Fidenza si sta rifacendo sotto e vediamo adesso cosa, che armi avrà in serbo Fidenza che perde palla. Perde palla e allora parte in contropiede sempre su Ljanovic con un assist incredibile per Fornaserio che sbaglia qua più che altro viene stoppato da Ranieri. E c'è anche il fallo subito dal numero 47 in maglia blu. Ora vediamo Cereda con la palla in mano, vediamo cosa si inventa qua a Fidenza, bel taglio per Fidenza che va su e va anche a segnare il coach, manda a quel paese i suoi giocatori, chiama anche timeout, sicuramente sarà arrabbiatissimo ma noi ci vogliamo addolcire con uno spot novi. l'Italia è il paese più bello del mondo probabilmente sì ma sicuramente è il paese più novi che c'è perché Novi è il cioccolato che gli italiani amano la poesia italiana del cioccolato il trionfo delle nocciole italiane del nocciolato l'eleganza dell'extra fondente e anche chi non è italiano impara presto ad amarlo Svizzero? No, Novi! Novi, il grande cioccolato italiano Torniamo in campo, c'è anche qua Nico che avete potuto sentire nelle partite del Palazzetto Comunale, un mostro perché ha risolto tutti i problemi possibili e immaginabili di quest'oggi. Qua anche Lusetti cerca di risolvere quelli di Reggio. <ride> Stoppa tona di Maudo, forse qua il pallone era in parabola sì, discendente. Sì, su Maudo, Maudo su, su, su Ljanovic eh, che adesso si trova... Che lo ristoppa a sua volta, giocatona di Suliano. Vincere, Colpo che adesso ha, risposta. ha la possibilità di prendere il tiro da tre che sbaglia botta e risposta tra i due ora vediamo il numero for, for 29 Fornaserio cosa combina nulla di fatto e lascia la palla Cattelani che trova Maudo va su a schiacciare ma c'è il fallo di Obaia Obaiogbona. Bona. Eh, ma va voleva mettere dentro anche questa direttamente dalle sue braccia. Eh, dalle sue, eh, sì, dalle sue braccia. Ma... Adesso Nico ci, ci dice bene il cognome del numero 23. Obaiogbona. Come il giocatore della Juventus ai tempi. No, Ogbona no. e basta, però la fine è quella. Maudò non segna nessuno dei due tiri liberi, ma c'è Ranieri che recupera il rimbalzo. Palla per Cattellani, stoppato ancora da Sulianovic. Maudò va su e schiaccia wow. con cattiveria. Che schiacciata di potenza di Maudò. Attenzione però alla ripartenza Reggiana e che pesta appunto la linea di fondo. E peccato perché comunque... La Reggiana ha fatto un'ottima azione di contropiede, siamo sul punteggio di 31 a 26 per Reggio. Qua si sentono delle esultanze, credo che il Brasile stia perdendo, ma qua Maudò va su a schiacciare. È uscito dal mondiale il Brasile, mi dicono dalla regia. Qua invece il Elagi, no, è il caso. Obayakbona. E l'Agi, scusate. Ma come l'Agi? Il numero 28, giusto? Sì, no. Emocare, Emo Ob scusate. Obayakbona. No, emocare. Il eh. numero 28, e mocare Emocare, ok un po' di confusione tra le esultanze per l'uscita del Brasile e per questa partita che si sta accendendo sempre di più con, con Naserio qua ancora omocare che va su a sistemare tutta la questione sì, brava ad appoggiare con Mancina a seguire comunque l'azione a ribalzo uh, un ottimo punto, ottimi due punti per lui Cereda invece si trova un po'... Impicciato, alza per Maudot che va ancora su e subisce il fallo, non si ferma più. Maudot è una potenza della natura, lo metti di sotto, deve stare attento a non fare tre secondi offensivi, ma fino adesso è stato veramente perfetto, rimbalzi, stoppate, energia, fisico, di tutto. Quali sono i giocatori che ti stanno intrigando di più in questa partita? Ma sicuramente quello che sta tirando i tiri liberi adesso e... Io direi anche Sulianovic dall'altra sì, parte. È anche da parte della Reggiana eh, Sulianovic e Lagi eh, che sono i due giocatori più rappresentativi della formazione biancorossa, rossa cerca un cambio di gioco un po' impossibile. Qua Ceredo antisportivo di Fornaserio addirittura che si disinteressa del pallone. Allora ci saranno due tiri liberi più il possesso per Fidenza. Eh, ci poteva stare qui il fischio, anzi, ci sta tutto, perché comunque si è disinteressato del pallone. Eh, è andato diretto sull'avversario. Eh, adesso sarà, eh, credo, Cereda eh, ad andare. A... Sì, è Cereda ad andare in lunetta per, per sì. questo antisportivo. Tra l'altro vi ricordo nel frattempo che potete interagire con noi tramite la chat del live YouTube. Mi raccomando, fateci sentire il vostro tifo se siete tifosi di fidenza o di reggio, o magari state guardando questa partita per un giocatore in particolare: sì, Insomma... fateci sentire il vostro calore, eh, ma qua vi assicuro che di calura si può parlare perché le squadre si stanno dando battaglia in campo. Non sicuramente nel palazzetto che fa un po' freddino, insomma, invece qua calore non c'è nel palazzetto. Cereda invece vuole scaldare la sua mano, non riesce e allora c'è il rimbalzo di Reggio che riparte subito dall'altra parte con una situazione un po' impossibile per andare sotto da Omocare. Fornaseri allora pensa al tiro, non c'è mid range del numero 20, solo secondo ferro c'è Lusetti però che va su, prende il tiro, il rimbalzo e anche il fallo. Sì, stanno giocando. Diciamo che Fidenza sta giocando una zona 2-3 in difesa. Eh, per paura di subire troppo da elagi, eh, ma comunque non è stata efficace perché comunque eh, c'è cioè Lusetti eh, a battere due tiri liberi. Comunque ci, ci dicono armata giallo blu Fidenza sempre presente. Lo sappiamo che i tifosi di Fidenza sono sempre qua a seguirci e a fare il tifo per i loro ragazzi qualcuno è anche qua magari a tifare la squadra proprio sugli spalti ci sono molti giocatori delle altre squadre visto che l'hotel è proprio qua a due passi dal palazzetto quindi a disposizione loro per guardare tutte le partite possibili e immaginabili ovviamente non quando giocano perché eh, insomma sono proprio sul terreno di gioco qua invece numero 37 fa sportellate, poi c'è Timothy che va su e si aggrappa al ferro praticamente per segnare questi due punti che portano Fidenza sul meno 2. Sì, gran canestro di Timothy di forza, di rabbia, di prepotenza. Ora vediamo Lusetti che cerca sotto Omocare, ancora palla per il numero 26 Carboni. Che cerca di nuovo muocare, qua sbaglia. Allora Fidenza può partire in contropiede con uh, il numero 37 che passa la palla un po', insomma, malo modo per uh, Catelani. Alla fine perdono il pallone. Sì, una persa che non ci voleva perché, comunque, uh, Fidenza stava risalendo la china. Uh... Adesso vediamo come si comporta in difesa. Adesso manca un minuto e 31 al termine di questo secondo periodo. Samu mi annui, annuisce quello che dico. Non so se vuole dire qualcosa anche lui. Nel caso dice di no, allora. continuiamo a guardare questo, questo fine del secondo periodo, con forse un fallo qua non fischiato. Allora parla. Numero 29 che commette infrazione di passi, eh, qui un po', un po pignolo, diciamo l'arbitro, perché comunque l'infrazione di passi io non l'ho vista molto e comunque c'era anche un fallo prima sul portatore di palla. Secondo me ha comunque alzato un po' il piede sinistro, infatti è quello che ha non dico ingannato, ma ha segnalato l'arbitro, insomma. Qua invece Ranieri che non sa cosa fare del pallone, allora si. Sì... Rifugia dal numero 37 che va su con un gancione destro, nulla da fare anche per lui. Reggio ha uno degli ultimi possessi di questo primo tempo con Bacchelli che cerca Lusetti. Ancora Lusetti, penetra, c'è la stoppata di, di Cola che cancella tutto. Lo stoppone, Ricci. <ride> lo stoppone, lo stoppone. Bella. Lusetti che ha giocato tanto in questo secondo periodo eh, Vediamo per lui 12 minuti, 5 punti e 4 rimbalzi Sì, comunque un giocatore assolutamente utile alla sua squadra Vediamo in qua Suljanovic, nulla da fare Forse c'è un fallo, non viene sanzionato Ma c'è il rimbalzo di Elagi Controlla il pallone, il numero... Eh, io ve lo ripeto, i numeri di fidenza onestamente non si vedono da qua su, sono un po' troppo piccoli. O forse mi devo mettere gli occhiali. Non è vero. <ride> Timothy passa la palla a Cereda che ha gli ultimi secondi di questa azione. 5. Ferma il palleggio, quindi un po' bloccato. Timothy cerca di salvare tutto, e ce la fa. Allora mancano 6 secondi per l'ultima azione di Reggio, che va dall'altra parte con Bacchelli. Spara da tre punti, alza la parabola, sì. nulla da fare. E andiamo all'alpha-time sul 36 pari. Una Fidenza che è riuscita uh, a ricucire lo strappo. Uh, intanto c'è Alessandro che si muove. Vediamo se vuole dire qualcosa. Super spot super spot l'Italia è il paese più bello del mondo probabilmente sì ma sicuramente è il paese più novi che c'è, perché novi è il cioccolato che gli italiani amano la poesia italiana del cioccolato il trionfo delle nocciole italiane del nocciolato, l'eleganza dell'extra fondente e anche chi non è italiano impara presto ad amarlo Svizzero? No! Novi! Novi, il grande cioccolato italiano. Prova samo prova. Forza Fidenza ci dicono dalla chat, ovviamente vi ricordo che potete interagire con noi. Samus sta cercando di fare furbetto qua dietro di me. Fidenza che è riuscita a recuperare lo svantaggio e quindi siamo sul 36 pari. Ora con Cereda che palla. Cortese che è tornato in campo dopo il presunto infortunio, magari qualcosina, qualche fastidio alla caviglia. Spara da tre punti. Fidezza con la tabella. Non dichiarata. E allora è questo il primo canestro a tre della partita. Della partita, scusate, sì, è il un bel tempo. canestro. E qui adesso ci aspetta la reazione di Reggiana. Reggiana che cerca Lusetti, fa saltare il suo difensore, ma c'è Maudot che intercetta tutto e allora si parte in contropiede con Cortese che passa la palla al suo compagno da tre punti. Non va, allora c'è Cereda ancora e Cortese da tre punti, ancora corto per lui. Eh, si chiama Cortese. E... È corto effettivamente: no, il tiro, solo il tiro, <ride> solo il tiro. Chiamano defense, defense la panchina di Fidenza. Allora Elaci contro Elaci, sportellate, ferma il palleggio. Allora Bacchelli cerca di risolvere tutto con eh, il passaggio ancora per Elaci, che scadono però i 24 secondi. Allora nulla di fatto per la Reggiana che ci mette troppo ad arrivare al tiro. Eh, possono, possono festeggiare comunque eh, i giocatori di Fidenza anche in panchina, perché comunque sono sul più tre e in un'occasione diciamo di urgenza, sono riusciti a ricompatarsi e fare una buona difesa. Come adesso, una oh, buona difesa a reggio, buona con, difesa di reggio con Bacchelli, sì, con Bacchelli. Che insomma intercetta questo pallone. E allora sarà proprio rimessa di reggio. 8 20 ancora da giocare nel terzo periodo, siamo appena tornati, ricordiamo che il punteggio è 39 a 36 per Fidenza, c'è uno scontro insomma tra Maudò e Lagi nelle due squadre, un Suljanovic giallo che sta davvero facendo la differenza per Reggio. Sì, sta impazzando, veramente una prestazione superlativa la sua, ma anche la, i due Lagi eh, stanno giocando veramente bene, eh, non ci stanno deludendo ecco. Qua fallo commesso, non ho capito se da Do. o sì, da Maudot, e saranno due tiri liberi addirittura? Ah no, infatti, no, sarà rimessa, dal, rimessa fondo. dal fondo. Sì, sì. Modo col terzo fallo, probabilmente non, eh, non ha girato la paletta il tavolo verso di noi, quindi non lo sappiamo. Bacchelli rischia di perdere il pallone. Poi cerca di risolvere palla al numero 19. Spara una tripla di Tabella! Anche lui! Bonaretti di tabella, anche con un po' di fortuna. Eh, però comunque è un tiro fortunato che entra, eh, che doveva prendersi, eh, perché comunque era aperto. Modo. Si svita indietro con un fadeaway incredibile. Canestro di pregevole fattura. Bellissimo, davvero. Bacchelli qua cerca di rispondere, non ce la fa. Allora c'è il piede di Suljanovic, e si andrà ora con. Aia, c'è un giocatore che si è fatto male. Numero Cereda, numero 64, si rialza subito. però, forse un colpo all'orecchio, anzi, Ranaldo lo tiene in campo. e anzi, riceve lui il pallone sulla rimessa. Non sembra grave, infatti. Eh, è qua a gestire appunto il possesso. Cereda, taglio di Cortese non visto. Ma allora, forse con un passo in più cerca il passaggio Bravissimo ad anticipare il passaggio. Corre dall'altra parte, fallo probabilmente di Ranieri. Non sanzionato qua su Ljanovic. Va su contro Maudo Nulla da fare ancora, recupera il rimbalzo. E ora viene commesso il fallo proprio dal numero 51. Sì, è stato premiato Seljanovic perché ha fatto una finta dopo aver preso il rimbalzo. e eh, Elagi, El Maudo, gli è caduto addosso e a quel punto è andato a sbattere contro il Coppola difensore e a buttarla per aria. Eh, gli valgono due tiri liberi. Il primo è buono. Primo e buono, può tornare sul meno due Reggio che, insomma, dopo il recupero di Fidenza, non è più riuscita a dare uno strappo importante nella partita. Ora, vediamo sempre con Cereda che va tutto di corsa dall'altra parte e sono due punti per lui importantissimi. Bravo, Cereda, questo cost-to-cost per quelli di Fidenza ci voleva. Adesso, vediamo un attimo con Elagi che tocca per ultimo forse una palla un po' eh, diciamo un po' avventata da dare in quel momento sì, non eh. nella situazione ottimale per sì, comunque l'Agi penso gioco. che vada cercato vicino a canestro e proprio per sfruttare tutte le sue potenzialità e bel canestro invece qua del numero 37 Pezzani. Pezzani E allora si chiama time out la panchina di Reggio per gestire un po' la situazione noi andiamo un attimo in spot. L'Italia è il paese più bello del mondo, probabilmente sì. Ma sicuramente è il paese più nove che c'è. Perché novi è il cioccolato che gli italiani amano. La poesia italiana del cioccolato, il trionfo delle nocciole italiane del nocciolato. L'eleganza dell'extrafondente. E anche chi non è italiano. Forza Fulgor è l'urlo dei pochi spettatori presenti, proprio della diffidenza. Che qua cercano di incoraggiare la squadra. Vediamo un triro da tre punti di Elagi. Poi c'è Soljanovic che va a prendere il rimbalzo, tira ma subisce il fallo. Eh, Sulianovic ha fatto un po' il cagi in questo caso, prendendo il rimbalzo e facendo le sue veci sotto canestro sul tiro. Diciamo che si sono scambiati i ruoli, mentre uno tira solitamente, quest'altro è andato a tirare e l'altro è andato a prendere il rimbalzo. Esatto, diciamo più o meno a parti invertite del, sul terreno di gioco. Sì, ci sta anche questa interscambiabilità tra uh, le capacità dei giocatori, ecco. Qua ci dicono pronta alla gallata. <ride> Vediamo cosa ci riserva la partita. Ancora bacchetti. Ancora bacchetti. Cerca lusetti, spara da tre punti. Solo erbol per lui. E qui poteva concludersi meglio questa azione. Un airball non ci voleva. Uh, Devono allenare questo fondamentale. Il tiro anche dal palleggio, perché comunque uh, può essere utile in ogni occasione. Adesso è la. Vado, finta il tiro, va dentro contro l'Agile, ma le braccia sono così lunghe che... C'è difficile passarlo. Allora Ranieri con il suo corpo sfida. I difensori di Reggio. Allora Cerada da tre punti. Cereda scusate da tre punti. Fallo ancora di Reggio e Ranieri avrà altri due tiri liberi. Sì, non ho altro da aggiungere se non che. Ah, no, scusate. Scusate, Fidenza è a quattro falli, non Reggio, perdonatemi Sì, Fidenza, esatto Maudosi svita attorno ai Lagi. e qua anche qua va a segnare un altro canestro Sì, un uso del perno veramente divino eh, Si è girato una volta, si è girato una seconda volta e poi ha lasciato partire questo gancio che è andato in fondo al canestro Vediamo Fidenza adesso che si trova all'inerzia dalla sua parte Ora Cereda vuole gestire un po' il uh, gioco con il pick and roll tra lui e Maudot va dentro, alza la parabola, nulla da fare. E allora possesso ancora di Bacchelli. Stanno cercando di capire cosa fare contro la difesa zona di Fidenza. Qua Ilagi va su contro Maudot. E, e riesce a segnare due punti importantissimi per Reggio. Eh, Laggi è stato bravo svitandosi sul piede destro eh, tirando appunto con la, con la destra quindi in svitamento eh, veramente un bel canestro anche da vedere di forza, di prepotenza. Qua Come... Cereda invece recupera il rimbalzo sull'errore di Cortese e saranno, sono altri due punti per la squadra in maglia blu. Elagi da tre punti, secondo ferro e la palla esce. Di eh ex. sì, eh, Elagi deve migliorare molto questo tiro anche perché eh, si vede che è intenzionato a prenderlo più volte. E intanto lascia il campo per mocare. Eh. È giusto che, secondo me, se li prenda anche perché sono queste partite, sono le partite anche giuste per migliorare eh, appunto. Provare nuovi gesti tecnici. Sì, per testare la propria preparazione, il proprio livello tecnico. Passi di Timoti qua che danno la palla a Reggio. Ora vediamo Bacchelli. Esatto. Sempre contro la zona schierata da Fidenza che mette un po' in confusione la difesa, di l'attacco scusate di Reggio. Trova Bacchelli che spara da tre punti, nulla da fare, Il rimbalzo. E anche di Fidenza che lo controlla addirittura Mado spara dall'altra parte, virata e dentro no, solo due punti solo due tiri liberi per Pezzani. Peccato per Pezzani si era girato bene eh, con questa giravolta eh, andando verso canestro, eh, adesso andrà dalla linea di carità per eh, vedere se riuscirà a infilare entrambi dentro il primo per Pezzani il punteggio è di 52 a 44 per Fidenza mancano ancora 3 minuti e 15 da giocare diamo il secondo dentro anche il secondo c'è un cambio nelle fina eh, reggiane entra mh, il numero 29 Al posto del numero 19. Vediamo qua Lusetti ancora contro la zona di Reggio, di Fidenza che mette un po' di confusione nelle menti di Reggio. Finta, bella finta e jumper dalla media del numero 29 che qua alza ancora la parabola e segna un bel canestro eh sì perché entrambe le difese stanno proponendo una zona 2-3 che sta funzionando in parte qui invece bravissimo bravissimo eh, Timoti di Cola, cola. Eh, bella appoggio a canestro in sottomano veramente sontuoso. sì non ha aspettato che la difesa si schierasse è andato dentro e si è preso anche i due punti sì è preso il partito i ricchi non ha voluto saperne ha voluto saperne ha detto oh, io adesso Parto, testa dritta e vado. Eh sì. Importante che la testa non sia troppo bassa perché altrimenti rischia lo sfondamento. Poi qua ancora il numero 29... Ovocare riesce a ottenere un ottimo rimbalzo. E tripla ancora del numero 29 di Reggio che dà tantissimo ossigeno alla squadra in maglia rossa. numero 29 Fornaserio Sì, comunque partita bella contro ancora Fornaserio con un gioco di prestigio, però non è valido il canestro qua perché c'è il fallo in precedenza. Sì, c'è il fallo in precedenza. E comunque adesso sembrano essersi rimessi eh, a uomo in difesa i ragazzi eh, i ragazzi bianco rossi forna zero scusate forna zero, non forna zero. perdonateci grazie per grazie roberto per la segnalazione Ci dicono da, dalla regia che ci sei sempre anche da Rosetto, giusto? Ringraziarti per guardare qua le partite con noi di, uh, di... al piede o viceversa. Esatto, qua dall'altra parte non c'è il canestro, ma c'è anche la palla persa. Adesso speriamo riparta la connessione. Dovremmo essere tornati in live. Comunque Cortese gioca, sì, ma non in questo momento. Ha giocato pochi minuti per ora. Qua Maudò va dall'altra parte! Wow, schiaccia! Che gioca due, incredibile! E Lagi sale in cielo per inchiodare la schiacciata. Bellissimo, veramente. tripla di Lusetti, nulla da fare, c'è il rimbalzo del numero 38 in maglia Fidenza. De Simone che qua gioca ancora due con modo. 61 eh, Reggio, adesso con 62 col tiro libero, Reggio 49. Eh, scarto di 13 che rimane 13 perché Laggi conquista il rimbalzo per la Reggiana. Vediamo questi ultimi 15 secondi cosa costruisce Reggio. Fornasiero per il numero 22 Mainetti. Nulla da fare, allora ultimo possesso per Fidenza, che corre ancora con De Simone. Palla Maudoglia la su e schiaccia. No, no, incredibile, incredibile. È tutta sua la scena al Bella Italia. E ora si va un po' a rinfrescarsi le idee in panchina per la pausa di questo secondo. Pronti? Siete pronti? la ah, fai tu la, la spot l'Italia è il paese più bello del mondo probabilmente sì ma sicuramente è il paese più novi che c'è perché novi è il cioccolato che gli italiani amano la poesia italiana del cioccolato il trionfo delle nocciole italiane del nocciolato l'eleganza dell'extra fondente e anche chi non è italiano impara presto ad amarlo. Svizzero? No, no! Novi. Novi, il grande cioccolato italiano. L'Italia è il paese... Torniamo in campo qua nelle retrovie della regia c'è un po' di disquisizione tra Simo e Samu perché è il Teo di Verona che Suljanovic finalmente torna in campo e torna anche a svegliare i suoi eh sì era l'ora che riuscisse a trovare un modo per segnare perché c'è un una cozzaglia di gente, si chiama palla 2 e premia ancora Fidenza. Sì, tu Ricchi la chiameresti tonnara, <ride> però sì, comunque arriva una palla 2 che va a favore di Fidenza. Vediamo ancora Ceredo, cerca di giocare in post. Buona sporcata di uh, Fornasiero, la tira in alto, nulla da fare perché scadono i 24 di incomprensione tra i due arbitri ovviamente erano scaduti i 24 non si poteva continuare a giocare sempre qualche cambio nelle fila di reggio che cerca di scuotere i suoi qua fornasiero spara da tre punti solo il secondo ferro per lui c'è maudo sotto canestro che spazza via tutti un po di lotta nulla da fare dopo questa lotta la palla rimane a reggio E c'è anche un time out per addolcire un po' le due squadre che si stavano facendo parecchio arrabbiate, ora ci addolciamo anche noi. L'Italia è il paese più bello del mondo? Probabilmente sì, ma sicuramente è il paese più nove che c'è, perché nove è il cioccolato che gli italiani Torniamo in campo con le squadre in quest'ultimo quarto, palla rubata qua di Fidenza che va in contropiede ancora con il numero 37. Si cerca ovviamente Maudò, il passaggio è un po' sbagliato. Allora sempre Lusetti, si cerca il numero 28 di Reggio, nulla da fare ancora. Un sì, po' di confusione. se che, con che è uscito con questa conclusione. Un po' uh, così e così. Modo' e... invece non è, ovviamente, così e così. Ma sappiamo che le sue prestazioni sono sempre di altissimo livello. e Qua lo fa eh, vedere ancora una volta. sta regalando veramente emozioni ai tifosi di fidenza che sono venuti qua. Sono venuti qua e sono venuti anche in chat. Quindi fatevi sono sentire. Sono venuti anche in chat, sì. Fatemi sentire, fate sentire il vostro calore in questo caldo palazzetto, ma anche freddo. <ride> caldo e freddo mi piace questo dualismo. Questo simoro. <ride> <ride> non c'è il terzo punto qua, penso ci sia però un'invasione. di sì, un'invasione da parte dei giocatori di Fidenza. Che sono entrati troppo presto nell'area pitturata, e allora ancora zona Fidenza, zona questa volta un po' più pressing rispetto a quella di prima. Si cerca ancora Lusetti che spara fuori per Fornasiero, che tira dal midrange. Nulla da fare, c'è Ranieri che va sopra soprattutto a recuperare questo rimbalzo. Allora Ceredo che è uno dei più positivi per Fidenza in questa partita. Pensa al tiro, non lo prova. Allora gioca in post contro Fornasiero. Ancora con il fisico, va su, nulla da fare anche questa volta. E allora c'è Lagi che parte in contropiede con lui con la palla. Infatti, è forse un po' rischioso. Riesce a trovare comunque il compagno. Ora anche il numero 19, e l'Usetti ci prova, nulla da fare ancora per lui. Eh no, questa è stata un'azione un po' faraginosa mentre non è faragginoso il fallo di Lusetti eh, che però non porta a, a bonus quindi non porta a tiri liberi diretti anche perché comunque eh, Reggio ne ha un altro da spendere di fallo ah, tre, falli, tre falli per Reggio e uno solo per Fidenza qua Reggio recupera il pallone va in contropiede con il numero 19 Bonaretti ora si passa per Carboni cerca sotto Elagi che con un gancione va su ma è solo corto il suo tiro. Ci segnalano la doppia doppia di Modo. Qua fallo di Carboni. Vediamo qualche cifra, infatti Modo è a 24 punti e 10 rimbalzi con 31 di efficienza se la Fulgor dovesse vincere questa partita ovviamente l'MVP è suo come potrebbe essere anche di Cereda che è davvero il Fulgor di questa Fulgor a livello di playmaking scusami Ricky, ma l'MVP a Maudo a Maudo non lo toglie nessuno eh, se vince Fidenza assolutamente ma Reggio ovviamente non ci sta e torna sul meno no, 10 con ci Elagi sta. non molla, non molla no. Vediamo cosa si inventa il numero 38 che va in step back solo primo ferro per De Simone. Allora ancora elagi in contropiede cerca di ubriacare tutti, va dentro il 31 ma c'è ancora un'altra stoppata di... Maudo. Che stoppata! Pazzesco, pazzesco veramente. È ovunque con quelle braccia, sono lunghissime. Eh, allora. Sì, è veramente, è veramente lunghissime. Nocciole italiane del nocciolato, l'eleganza dell'extrafondente. E anche chi non è italiano impara presto ad amarlo. Svizzero? No! Novi! Novi! Ci scuserete se ci sono delle piccole interruzioni con uh, la diretta, non è colpa nostra. C'è il wifi che probabilmente viene preso da un po' troppe persone, quindi sta dando qualche problema in questo momento. Noi torniamo con la partita con il numero 19 che penetra Fallo di Ranieri. Sì, era Bonaretti che ha provato a spezzare questo aiuto del difensore. Uh, comunque la fidenza solo due falli di squadra, quindi può permettersi si cerca Lagi ancora contro la zona triplicato triplicato, triplicato perché c'è la zona di Fidenza qua spara il numero 31 nulla a fare c'è Maudo che recupera si prova a tenere la palla in campo ce la fanno ma è palla di Fidenza che in questo momento con Cereda gestisce allora palla persa dovremmo essere tornati anche con la live Vediamo cosa succede. Dateci dei feedback. Qua a modo sarà la quinta, la sesta? Quando sarà bella domanda? Non so se abbiamo le statistiche delle stoppate. Nel caso, Andrei ha sensazione. Probabilmente, come dici, te sarà almeno la quinta. Probabilmente, sì, la quinta. Andata a memoria, ancora il coach a lamentarsi. Probabilmente voleva canestro valido su questa stoppata. Anche Samu dice di sì, quindi secondo te era Canestro valido? No. Non lo so. Non lo sa Samu. <ride> Quasi persa su questa rimessa per uh, la Fulgor, che si affida nelle mani di. Il numero 37? Qua è Lagi. No, scusate, non è lui cerca di recuperare il pallone Maudo va su non viene fischiato il fallo c'è stata una stoppata qua Bacchelli va dall'altra parte con altri due punti dopo la stoppata attenzione perché qui Lusetti sta per andare a recuperare un altro pallone eh? e lì poi il Reggio si sarebbe fatta sotto con un contropede facile anche perché mancano 4 minuti siamo sul più 11 Fidenza 69 a 58 ci chiedete dalla chat. Anzi, Simone ci chiede se c'è un'altra partita dopo. No, per oggi questa è l'ultima partita disponibile. Domani ce ne saranno altre sette. Sempre quattro qua al Palasport Italia Bella Village. Altre tre invece al palazzetto comunale di Lignano Sabbiadoro. E potete seguirle ovviamente sui nostri canali YouTube. Vediamo Lusetti che palla ancora eh, Fornaserio giro palla di della Fulgor per del, di Reggiana per andare contro la zona della Fulgor. Nulla da fare ancora. Qua c'è Redo con ehm, un gioco quasi prestigio. Nasconde la palla. Gli viene riconsegnata. Fallo in attacco per Ranieri che qua non riesce a controllare il suo corpo. Il quinto fallo tra l'altro. Quinto fallo. Sì, quinto fallo di Ranieri. Un po' inconcludente nel senso che ha portato solo a un fallo e il coach l'ha rischiato tenendolo in campo alla fine. uscire uscire non l'avrà a disposizione per questi minuti. Ranieri che è un giocatore importante per questa squadra. Ah, com'è importante? È Fornasiero che segna questa tripla e va a mettere. Pidi per terra, gli è arrivata la palla, non ha esitato un attimo ed è andato subito al tiro. Esatto, è andato subito al tiro come sta cercando di andare al tiro la Fulgor con De Simone che si affida a Timothy, va su con, la sua atleti, con il suo atletismo qua, commette anche fallo di energia, non riesce a controllare anche qui il suo corpo e fa cadere il numero 28 Emocare questi sono i classici falli che, che piacciono all'allenatore, agli allenatori perché sono falli di energia, di voglia di andarsi a prendersi i palloni è importante Importante ancora anche questo attacco che può riportare ancora più vicino a Reggio qua ca, t, quasi tripla del giocatore in maglia 19 Timoti cerca un po' di trovare sono scintille tra i due perché ovviamente c'è stato un colpo al collo. Sì, tra Bacchelli e Di Cola. Eh, eh, Di Cola non ha reagito bene a, al colpo che ha subito, eh, però comunque adesso la, la situazione sembra sotto controllo e anche abbastanza tranquilla. Sì, una reazione insomma sì, è, esagerata, è una reazione veniale, inutile. Una, una reazione veniale, ci sta anche, eh, anche se comunque di cola sono su 69 e eh, darne una posizione di, di vantaggio un fallo anche se si vuole eh, di gioco ma comunque di eh, cola deve sempre pensare che la sua squadra è sopra non può permettersi di fare questi errori vediamo cosa succede qua viene chiamato un uh, No, non è stato chiamato il doppio tecnico per me. Vediamo se viene segnalato qualcosa. Infatti, c'è il rimbalzo dei giocatori. È stato lasciato correre questo, questo gesto dai due giocatori in campo. E allora ci sarà il fallo su Timothy, che può andare col primo tiro libero a segno. 2-49 ancora da giocare per quest'ultima partita e quest'ultimo quarto. Del secondo giorno della 9 più K all'Ignano Sabbiadoro, il punteggio è di 70. Fidenza, che ora va a 71 a 61. Reggio, quindi 10 punti di distacco tra le due squadre. qua Reggio corre con eh, Mainini, vediamo cosa crea con Bacchelli che spara da 3 punti. Nulla da fare, c'è il rimbalzo, però ancora di Reggio, commette fallo eh, Cereda. E ci saranno, no, non ci saranno. Non so se ci saranno due tiri liberi. Sì, l'arbitro no, 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 sì, sì, segnala perché due tiri, tiri liberi. Tiro, tiro. Eh, sono tre i palli di squadra di, di Fidenza, sono quattro adesso giornati. Eh, dal prossimo, entrambe le squadre andranno dalla linea della carità anche per un fallo semplice. Che... E commento. 2 su 2 per il numero 19 Bonaretti, qua viene chiamato un cambio, entra per la prima volta probabilmente il numero 23, no l'avevamo già visto prima forse, non sono sicuro, adesso controlliamo sul tabellino qua Maudo rischia, speriamo fateci sapere se ci siamo in live, anche perché qua non è colpa nostra, è il wifi un po' ballerino in questo finale di partita. qua il primo tiro libero a segno per uh, Cereda che va a segnare appunto il 14 eh, il... segna anche il 15 e porta sul più no eh, sul più 10 Reggio eh, e sul più 10 Fidenza non Reggio Vediamo cosa costruisce Reggio in questo momento con Fornasiero Live on, grazie, ci siamo, ci siamo, scusateci ancora per le piccole interruzioni, qua Bacchelli spara a tre punti, solo primo ferro per lui, allora ripartenza ancora di Cereda che trova Timote dall'altra parte e va su con due facili in contropiede. È bravo di, co di Cola qui a eh, concludere con questo sottomano in velocità, eh, comunque la partita ormai è sul più 12 fidenza, ci sentiamo di dire... Che ormai le belle italiane eh, stiano, stiano per svanire. Però qua il coach vuole parlarne su, perché sì, secondo me. parlarne su, comunque i secondi sono, sono sempre quasi 90, voglio dire. Sì, un minuto e 24 ancora al termine. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo. L'Italia è il paese più bello del mondo. Probabilmente sì ma sicuramente è il paese più novi che c'è perché novi è il cioccolato che gli italiani amano la poesia italiana del cioccolato il trionfo delle nocciole italiane del nocciolato l'eleganza dell'extra fondente e anche chi non è italiano impara presto ad amarlo Svizzero? Vediamo questi ultimi momenti di partita con la live che è ripresa scusate ancora per le interruzioni rimessa qua e di reggio che dovrà insomma costruire qualcosa in quest'ultimo minuto 18 per o riacciuffare la fulgor o, a, o riavvicinare le distanze anche per il differenziale dei canestri, qua tripla del numero 31 Invece Timoteo dall'altra parte per Maudot che perde un po' la palla, ora la riconquista dopo il suo tiro. Scarica fuori per Cereda. Mancano ancora 56 secondi al termine, vediamo cosa si inventa Cereda. Tira all'ultimo secondo allo scadere, nulla da fare, allora può ripartire Reggio dall'altra parte, in velocità con il numero 23. Fallo aia, anche un brutto colpo modo probabilmente è il quinto fallo quindi esce brutto colpo per il numero 23 di Reggio che ha ricevuto una testata praticamente sul collo. Eh sì un brutto colpo comunque a Modolo gli è franato addosso, e chiaramente può succedere nel basket, e non è stato chiamato fallo antisportivo ma comunque non c'erano i presupposti. Vi aggiorniamo eh... un attimo sul punteggio, 77 Fidenza, 68 Reggio, mancano ancora 44 secondi. Eh, errore per il numero 23. E eh, questo pesa comunque la partita. Eh, nella partita mancano 44 secondi eh, con palla Fidenza in mano. Probabilmente adesso vedremo se fanno fallo. Per ricucire il gap e mandare qualcuno in un'unità, non lo fanno. Non lo fanno, Cereda allora scarico per il numero 36. Ancora Cereda spara da tre punti, non va. C'è il rimbalzo però a di di Fidenza che cerca di. Fare, creare qualcosa nulla da fare mancano 21 secondi e possiamo dire che la partita è oramai la partita in, in ghiaccio. cassaforte è in ghiaccio si sì, è in cassaforte Ricchi andrei But a da... questo punto a eleggere anche l'MVP anche se non c'è tanto bisogno di discuterne eh si sì, eh... direi che è l'agi della Fulgor è il nostro MVP di questa partita ha vinto Fidenza esattamente mancano ancora 16 secondi però Reggio con Fornasiero ancora segna per ricucire le distanze o comunque per il differenziale dei punti che abbiamo visto essere importante quindi Giallo, grazie per anche questa giornata. Wow. Ah, grazie a te, Ricchi. È sempre un piacere commentarle le partite al tuo fianco. Vi ricordo che ci siamo anche domani, sempre su questi canali, a guardare e a seguire tutte queste partite della Novi più Cup. Il punteggio è di 77 a 70 per la Fulgor. E adesso andiamo anche a intervistare in Modo per aver vinto l'MVP della partita.